fire. Massimo, per favore, respira, faccia qualcosa, gli diamo, stiamo! Calma, silenzio, per favore, mantenete la calma, rilassatevi! Non vorrei essere l'uccello del malaugurio, ma secondo me non respira più! Sta zitta, stupida! Rianimatelo, fategli la respirazione bocca a bocca! Un medico! Io sono un medico, la mia libertà è in cambio della rianimazione del conte! Sta zitto, stupido! Massimo, amore, per favore, portatelo in ospedale, aiutatelo, rianimatelo! Fate piano, piano! Non capisco, che cosa gli è preso? Gli ho detto che sarebbe diventato padre ed è svenuto. Che cosa gli ha preso? È un uomo, ecco perché. Se ad un uomo dici che sta per diventare padre, si spaventa. Niente affatto, Malala, non dire queste cose, io non sono così. Infatti tu non sei un Non uomo. È vero, non tutti gli uomini sono così. Franco, ad esempio, si sposa domani, è contento, è felice, diventerà padre, ne è entusiasta. Il Massimo è un uomo speciale, è diverso sì, dagli altri. Sì, è uno sciocco, è un asino, debole e vigliacco, ma per favore. Flor, lascia perdere. Bene. Va bene, sì, lo so che per te va bene. Ne riparliamo più tardi, d'accordo? Maria, che cosa hai detto? Eh? Che cosa hai di detto? Di che cosa stai parlando? Ti ho sentita? Hai detto che non aspetti un bambino. Sì, è vero, è quello che ho detto. Ma come? Alla mia amica ho detto così. Perché è quello che avevo intenzione di fare. Dire a Franco che non aspetto un bambino. Ora devo andare, scusami. No, no, tu non vai da nessuna parte. Perché stai facendo tutto questo? Perché? Per paura. Per paura, ho solo 15 anni e un figlio e un matrimonio, mi sembravano troppo per me. Ma poi Franco mi ha fatto ricredere, mi ha fatto capire che non è così. Ciao. Faccia, che ti è successo? No, niente, un problemino con un fornitore. Sapete che Flor, Franco e tutti gli altri sono stati arrestati? Cosa? Come arrestati? Che cosa è successo? Non lo so, non ne ho idea. Che sfortuna, proprio quando dovevate sposarvi. Allora, tutto bene? Sì, 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 tutto bene. Hai lo stesso livido di Franco. Faccia, non può essere una casualità. Olivia, no, niente domande. Va bene. Ci andrai al matrimonio domani? Non credo che si farà se sono stati arrestati. Sì, che si farà, invece deve trattarsi solo di un malinteso. Tu ci andrai o no? No, non credo. Non mi dire nulla, faccia, non commentare. No, va bene, che vuoi che ti dica? Che siamo due stupidi a ridurci sempre così? Così come? A soffrire. Io soffro quando ti vedo, tu soffri quando vedi Franco. Siamo due sciocchi, non te ne accorgi? Sì, sta tranquilla, ci hanno già rilasciati, stiamo bene. Ti chiamo dopo. Ciao. Mi dispiace che debbano stare lì dentro, soli, soletti e tristi. Ah, Florisienta, tu non puoi essere così buona. Ah, ma lasciali lì dentro, in quella cella, che marciscano pure, che ti importa? No, non ce la faccio, senza cibo, senza lamponi, senza pancake, senza... Basta! Ho una voglia tremenda di polenta. Massimo, a proposito, è già da un po' che lo sai e ancora non mi hai detto niente. Che mi dici della grande notizia? Quale? La notizia, amore, quella che ti ho detto. Sì, ma io lo sapevo già del matrimonio di Franco, lo sapevo ancora prima di partire. No, quella notizia, l'altra. Le streghe, sì, lo so, non la smettono mai, mi stanno facendo diventare... No, amore, mi riferisco alla notizia che ti ho detto. Che cosa c'è? Non vuoi fartene carico? Hai paura, forse? Ah, signore, congratulazioni. Congratulazioni, davvero. Grazie, ma io non ho fatto niente. Mi stai prendendo in giro, sei patetico, io che ti credevo un uomo. Aspetto un bambino e tu fai finta di niente. Oh, Conte! Oh! Fatemi uscire subito da questo porcile! Io sono Delfina Santijan Torres Oviedo, vedova Fritzenwalden, attuale contessa della Hoya! E io sono Malala Torres Oviedo, vedova Santijan e madre di tutto quello che ha detto questa ragazza. Merito almeno la cella VIP! E io sono Claudio Polboniglia, marito e patrigno rispettivamente! Niente. Tu. Tu sei la colpevole di tutto. Tu non sei capace di fare niente. Non sai nemmeno travestirti. Tu sei la colpevole di tutto. Io? Hai il coraggio di dire questo a me quando l'unica cosa che tu sai fare è pettinarti la parrucca e bere tanto liquore quando te ne entra in corpo? Non cominciate! Che succede qui? Basta! Mi avete stufato! Fatela finita! Tu, vieni qui! Io? Vengo io! Vieni qui! Noi vogliamo uscire! Agente! Come puoi trattare così tua madre? Io ti ho dato praticamente tutto! Sei soltanto un'ingrata! Io?
Sono quello che tu mi hai fatto diventare. Sono quello che sono, a causa della madre che ho avuto. Ah, sì? È questo che hai sempre pensato di me? Tu non sai cosa significa avere il cuore a pezzi. Io ho avuto una cattiva madre. Vieni qui. Entra. No, no. Entra. Avresti preferito una madre diversa? Avrei preferito una qualsiasi altra madre al posto tuo. Ah, sì? Che bello, quanto è facile fantasticare, vero? Allora immagina una cosa. Pensa un attimo se fossi stata la figlia di Margarita Valente. Chi saresti ora? Sentiamo. Una serva sudicia e che ruba i mariti. Avrei preferito essere la figlia di Margarita Valente. Sì. Così sarei stata un'altra persona. Totalmente differente. E sicuramente non mi ritroverei rinchiusa qui. Mia figlia non mi vuole bene. Nemmeno mia figlia. Lasciami. Vattene! Che cosa è successo, Martin? Niente, niente, è un problema con le streghe. Ascolta, Maria, io vorrei parlare con te perché... Se ti riferisci a quello che hai detto l'altro giorno, non fa niente, ok? È stato un momento di confusione. No, non c'entra niente la confusione. Io sono innamorato di te, è la verità, io ti amo. E beh, è per questo che non verrò al tuo matrimonio con Franco. No, tu devi esserci, sei suo fratello. No, no, scusami, ma io non ce la faccio, Maria. Io ti amo, davvero, ti amo. E accetto che voi due vi sposiate e va bene così. Però a me fa male tutto questo, sul serio. Come vuoi, non so che dirti. Niente, non dire niente. Se tu sei felice con Franco, sono felice anch'io. Una ragazza come te che è pronta a sposarsi, ad affrontare tutto questo, sei davvero ammirevole. No, Martin, io non sono affatto così. Sì, invece sì, Maria, tu sei anche molto di più. Io sono molto orgoglioso di te. Bene, io ti ho comprato questo, è della tua marca preferita, spero che ti piaccia. Grazie, è molto bello. Anche questo è per te. Aprilo, sì. È per la festa della mamma. La tua prima festa della mamma. Mi raccomando, sii felice. Come sono potuta arrivare a tanto? Sono una persona veramente orribile. E Faristo, prepara acqua calda per fare tea con te. Andiamo, tesoro, per favore, riprenditi. Dimmi che ne pensi, ti ho dato una notizia così bella, sarai padre. Oh, santa cielo, proprio non ce la fai, ti capisco, amore. Andrà tutto bene. Massimo, sei tornato! Ah, vieni, Thomas, forza, ti avevo svegliati. Detto che sarebbe tornato il tuo conte. Sei grande e ora diventerai anche padre. Oh. Ho vinto la gara per la festa della mamma che è domani. Indovina cosa ho vinto. Ecco, sai, per far riprendere signor conte. Perfetto. Sarà molto meglio. Su, piccolo, lascia buono. I facci grandi. Coraggio, perché coraggio. C'è sempre qualcosa di andiamo. Più importante di quello che dico io. Forza, andiamo di là, forza, andiamo. Amore... Amore, reagisci. E dai, ogni volta che ti dico che diventerai padre, svieni. Ma scusa, tesoro, eri così entusiasta quando immaginavamo di avere un bambino. Sì, beh, io lo so, però una cosa è immaginare, sognare, fantasticare. E un'altra cosa è averne la certezza, sai. Devo abituarmi all'idea. Beh, cerca di abituarti in fretta, Massimo. Io non capisco, che c'è di più bello che... Che avere un figlio, aspettarlo. Immagina la nostra bambina piena di ricci come me. O come te, va bene uguale. E con i miei occhi, i tuoi denti, tutta paffutella. Sarà un amore, o no? Sai quanto sarà bello abbracciarla, cambiarle i pannolini. Amore, che cos'hai? Non capisco. Anzi, sì. Che cosa? Io lo so. Che cosa? Tu stai così per la principessa crinconganese. No, ma quale principessa? Che cosa dici? No, tu puoi lasciarmi qui, te ne andrai laggiù con quella principessa, la sposerai. Dopo la lascerai, porterai a nostra figlia una grande fortuna e cercherai di ricucire i rapporti. Ma di che cosa parli? Di che cosa parli? Io non ti seguo. No, scusami, Massimo, sto così per la storia di Delfina, sicuramente. Che cosa è successo? Non te l'ho detto? No, ho dimenticato di dirtelo.
Delfina si era fatta passare per Rosita. E quella vera l'hanno mandata a Cuba, ma fortunatamente è tornata subito qui. Ma siccome sono uguali, io ho raccontato la verità e tutti i miei segreti a Delfina, credendo che fosse Rosita. Ma io non ho paura, perché tu sei un uomo forte, sei un padre forte, un padre... Signore, ecco il suo tè. Con il limone, che buono! Sì, signore, che bella sorpresa! Sì, 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 una sorpresa proprio bella. A quale sorpresa ti riferisci? Alla storia di Delfino o mia figlia? No, no, mi riferisco a un'altra sorpresa. Mamma! Signora Anna, chi non muore si rivede! Fermi! Cos'è questa storia che vuoi rinunciare al trono? No, 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 lascia che ti spieghi, mamma. No, non ti lascio fare niente. Mi ha chiamato il re sconsolato e moralmente distrutto. Ma com'è possibile? Non si può rinunciare a un trono! Mamma, mamma, la mia vita è cambiata. La tua vita è cambiata? Sì, sì, proprio così. La tua vita è cambiata. Sì. Tu hai aspettato tutta la vita questo momento e ora vuoi dire di no. Dammi un solo buon motivo per rifiutare. Un solo motivo. Forza, Massimo, diglielo. Mamma, sto per diventare padre. Quindi sto per diventare nonna? È un'abitudine cricconganese quella di svenire e di cadere a terra ogni volta che qualcuno vi dà una buona notizia. Accidenti! Ora ve lo dirò chiaro e tondo: tu sarai padre e lei diventerà nonna. No, non può essere! Non ho ancora l'età per essere nonna. Ma neanche per la maratona di New York, se è per questo. Non essere maleducata, eh? Questa storia è veramente incredibile, figliolo. Ma dov'è Delfina? Mamma, ti ho già detto che io e Delfina ci siamo lasciati. Oh, ma che storia è questa? Vuoi dirmi che diventerò nonna di un nipote di genitori separati? No, 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 forse non hai capito. Tu non hai capito. La madre non è Delfina. È Flor. Cosa? Sì? Sbagli sempre tutto. Un momento, cara nonnina, questo non è uno sbaglio. Io sarò la madre del suo futuro nipote. Per favore, non ti intromettere. E non chiamarmi mai più nonnina. Con te devo parlare in privato, ragazzo. Andiamo. Sì. Con permesso. Non devi parlarle in privato. Tu non vai a parlare in privato con nessuno, perché questa faccenda riguarda anche me. Sì, sì, certo, Massimo. Certo. Sì, sì, mamma, arrivo. E non mi toccare. È una follia! Lei pensa di rimproverare suo figlio? Io me ne sto qui con le mani in mano. A proposito, ho pane! Allora, ti vuoi calmare, per favore? Che cosa? Non rivolgerti a me in questo modo. D'ora in poi io sarò per te solo la regina madre. Ma insomma, figliolo, non ti ho insegnato proprio niente. Hai messo incinta quella tizia. Sei un irresponsabile. Che cosa avresti pensato se ad aspettare un bambino fosse stata Delfina? Saresti stata contenta? Mamma, non posso credere che non ti tocchi minimamente la notizia che tu diventerai nonna. No, per favore! Non ripetere quella parola! E poi, come bambino, ci sei già tu. Solo uno sciocco potrebbe sposarsi, separarsi il mese dopo, mettere incinta la sorella di sua moglie e rinunciare a un trono. Che razza di uomo sei? Florisienta, ecco tua polenta. No, Greta, è sugo, non la voglio. Ma come? No, mi fa sesso, c'è il burro. Io porto anche via, sì, portala via, si calmi, signorina Florencia, per favore. Nelle sue condizioni dovrebbe starsene a letto a sognare tante belle cose per il suo bambino e non starsene qui ad ascoltare la signora Anna, che quando si arrabbia fa quello che vuole con il mio signore. Non ti permettere, il mio conte non è un cagnolino ammaestrato. Mi sentirà prima o poi questa signora Anna? Tuo padre amava il suo paese e tu sei così scellerato da rinunciare a un trono. In meno tempo di quello che immagini, ti stancherai di quella ragazza, credimi. Mamma, io amo Flor. Quante volte te lo devo ripetere? Ma fammi il favore. Che cos'hai? Ma che ti prende? Che cosa ti ha fatto? Perché la odi? Ti ha fatto qualcosa? Ma non si tratta di questo. Io sto cercando di non farti prendere una decisione sbagliata. Io non voglio il tuo male, Massimo. Ricorda che la tua vera essenza è la libertà. Si calmi, per favore, si calmi. La mammina, tesoro, la tua mammina non è nervosa. Sta facendo degli esercizi per rilassarsi. Si calmi, si calmi. Io me ne vado, me ne devo andare, perché non voglio continuare ad ascoltare queste cose. Ma un giorno dovrà starmi a sentire. Non ne posso più, sento che mi sta per esplodere la testa. Io sento che è tutto pieno, tutto compresso qui dentro. Ancora non riesco neanche a realizzare che diventerò padre. Ma guardati, non hai ancora smesso di essere figlio e già parli di essere padre.
mi rinneghi, mi rifiuti. Ti ho cresciuta così male, sono stata così orribile, o ti ho solo dato le armi giuste per difenderti nella vita? Dai, ora le passa, stai tranquilla, Madeleine. Guardami, forza. Guardami e dimmi se sono stata una cattiva madre. Guardami e dimmi se io non ti ho procurato i migliori pretendenti e le migliori eredità. Sei sempre stata la mia preferita, tesoro. Sarebbe stato meglio se mi avessi tenuta in disparte, come Sofia. Avresti preferito essere come Sofia? Quella cicciona che non so come possa essere sangue del mio sangue. Quella botte, quella fallita che si è fidanzata con un altro fallito e che è finita a bere caipirosca in Brasile. Perché non stai zitta e vai a bere anche tu una caipirosca? Mia figlia non mi ama. Nemmeno mia figlia mi vuole. Anche lei mi odia. Togliti. Potete andare. Siete di nuovo liberi. La signorina Saint-Jean ha ritirato la denuncia. Non ci credo. Perfetto, benissimo. Dammi cinque. Oh. Hai capito? Puoi uscire. Non può essere così buona. Perché lei è così florisienta e io così delfina? Scusa, no, stavo aspetta, soltanto guardando. Resta. Prima, quando stavamo parlando, io volevo darti una cosa. Poi è entrato Massimo e non ho potuto. È un regalo. È un modo per fare pace e per non litigare mai più. Grazie, Martin, grazie. È il più bel regalo che potessi farmi. Vado subito a vederlo. Grazie. Di niente. Martin. Sì? Martin, possiamo parlare un secondo? Siediti. Sì. Voglio parlarti da uomo a uomo. Anzi, da fratello a fratello, perché no? Di che cosa? Niente, è solo che ultimamente ho notato che sei abbastanza giù di morale. Voglio sapere se... è perché mi sposo con Maria. Non so se tu sei... No, no. Io con Maria... niente. È tutto passato. Ah. Ti voglio molto bene, sai. E se tu non fossi minorenne ti farei fare il testimone. Ascolta, Franco, io ti ringrazio. Però vedi, Maria per me è stata una persona molto importante. Vedi, in fondo mi fa piacere sapere che sta per sposare l'amore della sua vita, cioè te. L'unica cosa che ti chiedo è di renderla felice, perché lo merita. È una delle ragazze più speciali che abbia mai conosciuto, ecco. Vieni qui. Ti voglio bene, fratellino. Se hai bisogno di qualunque cosa, io... conta su di me, ok? Sì. Va bene. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Sono nervosa per il matrimonio di Franco. Ah, Pete, non parlare né di matrimonio di Franco, che scoppia in un pianto sconsolato. No, niente lacrime, dobbiamo ora allegrarci, essere contente. Aspettate, non mi dite che il conte è ancora in riunione con la madre, altrimenti sì, muoio. Sì, è così. Conosco molto bene quella vecchiaccia, voglio dire la signora contessa. E queste cose vanno per le lunghe. Te lo ripeto, perché mi sembra che non ti sia ancora sì, entrato mamma, in testa. Sì, mamma, ho capito. No, no, vabbè. Tu non hai capito. Non hai capito perché non reagisci. Massimo, lo so che avere un figlio è un evento bellissimo, ma tu sei destinato ad un futuro superiore. Andiamo, Massimo, dille qualcosa. Stai parlando con tua madre da 48 ore. Mi hai esclusa, mi hai abbandonato. Si calmi, io conosco molto bene il signore. Yeah. E non è come certi. Lui non la deluderà di certo, stia tranquilla. Fammi capire, mamma. Per caso tu mi stai chiedendo di abbandonare Flor e il bambino? Il mio bambino? Ma no, tesoro, niente affatto. Io ti conosco. Noi la pensiamo allo stesso modo, perché siamo molto simili.
In questo momento io lo so quello che ti sta passando per la testa. Tu sei confuso, hai paura, sei nel panico, vorresti fuggire. Tu sai che cosa significa avere un figlio? Devi stargli vicino al 100%. Se ha la febbre alle 3 di notte, te ne devi occupare. I bambini mangiano ogni 2 ore e non ti lasciano dormire. Poi, quando crescono, rompono tutto, sporcano le pareti. E poi, in età scolastica, diventi completamente schiavo del calendario delle vaccinazioni. Oh. E quando devi organizzare le vacanze, devi farle in base alle loro esigenze. Non potrai più pensare a te stesso, figliolo. Dovrai pensare sempre a tuo figlio, prima di ogni altra cosa. Per sempre. Sì? Ma sei davvero preparato a tutto questo? Pronto? Ciao, Martin. Sono Valentina. Vorrei parlare con tuo fratello Franco, per favore. È appena andato via. Chiamalo al cellulare. Sì, ho già provato a chiamarlo sul cellulare, ma deve essere spento. Volevo soltanto sapere come sta. È nervoso. Lo immagino. Vivere una cosa del genere deve essere molto difficile. Sì, devono passarti molte cose per la testa. Ti cambia la vita. Sì, beh, posso immaginarlo. In un attimo è come se la frittata fosse stata completamente rovesciata, no? Già, deve essere difficile. Sì. È appunto per questo che ho chiamato. Perché per me Franco è veramente un bravo ragazzo, capisci? Deve essere brutto fare dei progetti e poi scoprire che è tutta una bugia, vero? Di che cosa stai parlando? Quale bugia? A che ti riferisci? Come, di che cosa parlo? Di quanto deve essere difficile per Franco scoprire che Maria non aspetta un bambino. Cosa? Martin, scusa. Con chi parlavi? Sì, mamma, hai ragione. Sono un uomo immaturo. Ho sempre pensato solo a me. Sono assolutamente incapace di gestire la mia vita. Però io amo Flor. La amo. Mi fa molto piacere vederti così, figliolo. Io volevo che conoscessi l'amore vero. Ma per quanto tempo potrai realmente sopportare il peso e la responsabilità di essere padre e marito? Tu non puoi cambiare la tua essenza. Ma voglio almeno provarci. Voglio provarci con tutte le mie forze. Spiegami perché. Per illudere quella povera ragazza, Florencia, e poi spezzarle il cuore, poverina, non se lo merita, no? Certo, c'è un figlio, va bene, sarà il prossimo erede, però da qui a essere una famiglia, Massimo, per favore, non puoi farlo. Sì, mamma, è vero. Ho paura. Sono nel panico. Ho attacchi d'ansia come mai prima d'ora. Ogni volta che penso a questa storia svengo. L'hai visto anche tu. L'hai visto, no? Ma io ti giuro che lotterò con tutte le mie forze per superare questa paura, perché io amo Flor come non ho mai amato nessuno nella mia vita. E so che amerò mio figlio con la stessa intensità. Quando mi passerà tutto questo? Perché ti assicuro che mi passerà. Posso andare ora? No, signorino, no. Finora abbiamo divagato. Ora parliamo del problema che mi ha spinto a venire qui. E cioè? Cos'è questa storia che non vuoi diventare re? Dai, dimmi con chi stavi parlando. No, è solo che... Era una ragazza, no, chi era? No, le solite chiacchiere che la gente mette in giro. Ma niente di importante. Ma chi era? Chiacchiere? Chi l'ha Valentina, detto? Valentina. Valentina, allora sì, sono solo chiacchiere, andiamo. Che succede, Floricienta? Tu sei molto nervosa. No, non sono nervosa, piuttosto mi sento come angosciata. Ho dato a Massimo una splendida notizia e non pensavo che reagisse così. E invece no, proprio no. Ma Floricienta, è normale per uomo avere panico. Voglio dire panico. Ascolta, consiglio te di diventare una buona amica di tua suocera. E non angosciarti, Floricienta. No, Greta, invece mi angoscio. Oh, non ti preoccupare, per favore, Floricienta. Oh. Che fai, Massimo? Non dirmi che ti spaventi così per un piatto rotto. Io ho fatto apprendere pollo alla portoghese, permessa? Ho una fame. Hai fame? Per me l'uomo invisibile è una doppia porzione, eh? Per favore, Greta, yeah. Per Massimo il pollo senza pelle. Ya, yeah, ya, yeah, signora. Tutto il tuo popolo ti acclama, figliolo. Finanche tuo cugino Segundo, ti rendi conto? Sì, sì, certo. È la corona del tuo paese. Sì, sì, mamma, lo so, ma adesso mangiamo, è meglio. Sì, va bene. Grazie. Quindi voi due...
piano. Diventerete genitori. Sì. Beh, a dire la verità, è stata decisamente una sorpresa. Hai già fatto un'ecografia? Sì, fortunatamente va tutto bene. A me sembra che tu abbia una carenza di calcio. Sì, farò venire la migliore ostetrica del Cricoragan. No, grazie, ho già la mia qui ed è molto brava. Ah, certo, non ne dubito, però un altro consulto non basta mai. Avete già pensato al nome? Sì, ci abbiamo pensato, anche se non abbiamo ancora deciso. Sono sicura che si chiamerà Margherita, come mia madre. No, ma per favore, Margherita non è un nome adatto ad una contessa. Si dovrà chiamare Victoria. Ti piace? Ragazzi, come state? Franco, sei nervoso in vista del matrimonio? Sì, tantissimo. Quasi speravo che mi trattenessero in carcere. Scherzavo? Oh. È uno scherzo. Dai, Franco, non temere. Saremo tutti lì con te. Sì, sostenerti. Sì. L'ho appena saputo. Sono felice per te. Guardami un pochino. Ah, con questi occhioni sarai uno sposo stupendo. Mamma, basta. Mi sembra il caso. Il fatto adesso è che il nostro Franco non è solo bello, ma anche molto responsabile. Domani sposerà la futura madre di suo figlio. Purtroppo non esistono più uomini che si girano da un'altra parte quando dormono con una donna. Io domani canto al saggio, è prima del matrimonio, quindi allora, potete Franco, venire a sentirmi. Sì, sì, tesoro, certo che veniamo. Già. Flor, devi suonare la chitarra, per favore. Va bene, perfetto. A proposito di chitarristi, di chitarre, io conosco dei musicisti, ma molto professionali, che dicono una marea di cose, ma che poi non concludono mai niente. Non fanno mai niente di quello che dicono, svengono e inventano mille scuse che preferisco non elencare. Buon appetito. Spero che la cena non vi resti sullo stomaco. Il fatto è che alcuni bambini si trasformano in padri responsabili, altri semplicemente in padri. Massimo! Non può essere. Non è possibile. Deve essere colpa del fuso orario, il jet lag. Flor. Conte, mi hanno ingannata. Che succede? Ho mandato il mio fidanzato a Cricolandia e mi hanno rimandato un conte con le piume abbassate che si umilia in ogni momento. Non capisco, com'è possibile? Ti ho dato la più bella notizia del mondo. Invece di essere felice svieni ogni 5 minuti. Dovresti abbracciarmi, baciarmi, dimmi come la chiameremo. E poi ci si mette anche tua madre, che mi sembra anche peggio di Malala. Io non so che cosa stia succedendo. Amore mio, io sono molto felice per quello che ci sta accadendo, per la tua gravidanza. Non so che cosa mi prende, deve essere colpa del viaggio, il fuso orario, forse è questo. Devo essere teso per questo motivo. E riguardo a mia madre, anche a me sorprende, non so che cos'abbia. Io ho bisogno che tu stia con me. Sì. Che resti al mio fianco, che tu sia il conte di sempre, quello che conosco. Ho bisogno che tu sia felice come lo sono io. Ma io sono felice. Ho solo bisogno di un po' di tempo per poterlo assimilare. Niente di più. I figli non si assimilano. Si amano. Ma io amo mio figlio, Flor. Figlia! Oh. Allora, come vanno i preparativi per domani? Come stai? Ci sto pensando. È difficile. Sì, difficile. E come vanno le nausee? No, bene. Maria non ne ha avute ancora, quindi sta bene. No, non mi riferivo a Maria. Parlavo delle tue nausee. Le nausee, l'insicurezza, le vertigini, la bocca impastata. La bocca impastata? Non ti è successo? Non ti è successo? Non ci posso credere, è successo solo a me. No, a me non è successo, non lo so, no. A me non fa paura avere un figlio. Beh, sì, prenderlo in braccio un po' sì, è una creatura così piccola. Avrei paura di farlo cadere, ma niente di più. No, io non lo so. Penso che giocheremo insieme e che gli insegnerò a giocare a tennis, a suonare la viola. Sì, solo questo, non ho nessuna paura, no. Sono uno stupido. Dovrei essere io a dare consigli a te, invece guardami. Ma che dici? No, vedrai che ti passerà. Altrimenti sarà Flora a farmela passare con la forza. Lei è tanto felice, vero? Sì, anche se io ho rovinato tutto. Ma perché dici così?
Massimo, questa è solo la prima reazione, niente di più. Credimi, passerà. Io vado a dormire, sinceramente sono molto stanco. Sì, andiamo. Io vado a prendere un bicchiere d'acqua che ho la bocca impastata. Bravi! Bravi! E dai, Flor, che aspetti a venire? Bravi, bravi! Andiamo, Thomas! Thomas, tocca a te, forza, vai a cantare. Non mi va, non è venuto nessuno. Come non è venuto nessuno? C'è il mondo intero là fuori. Comunque, se non sono venuti, un motivo ci sarà, ma lo sarà grave. Sì, il matrimonio di Franco e la gravidanza di Flo. Come? Ah, non lo sapeva. No, non ne so nulla, raccontami. Anche a lei non interessa quello che succede a me. Io non canto, non è venuto nessuno, io non voglio cantare, non canto. Io ti capisco, dopo tutto quello che è successo con tuo fratello, con Florenzia. Ah, certo, tu hai ragione, sì. Sai che cosa facciamo? Io ti riprendo con la telecamera, poi ti do la cassetta, così la porti a casa e la vedi con tutti. Che senso ha vederla dopo? A me piacerebbe che venissero ora, che mi incoraggiassero. Invece non c'è nessuno. Nessuno. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco, non ce la faccio, no. Pensavo di farcela, invece no. Non posso. Non ci riesco, non posso, non Massimo, ce la faccio, non ci riesco. Massimo, forza, riesco. Svegliati, abbiamo tante cose da fare, faccio, su. Non ci riesco, non ce la faccio. Cosa? No, non posso, non posso. Non puoi cosa, non no. Ti capisco, no. Massimo, parla chiaro. No, andiamo, Massimo. No, no, è il fuso orario. Flor. Ancora con questa storia del fuso orario? Sono 6 mesi che sei tornato, andiamo, riprenditi. Sì, è possibile, sì, è possibile. È possibile, abbiamo una marea di cose da fare. Dobbiamo andare al matrimonio di Franco, perché Franco si sposa oggi, perché diventerà sì, padre. È bello, sì, no? Sì, sì. Che bravo lo ragazzo, so, lo so, responsabile. Ho capito quello che mi vuoi dire. Sì, sei molto bella. Grazie, perciò buongiorno, piccolo mio. Buongiorno, mamma, buongiorno. Ha dormito bene il mio cucciolo? Sì, sì. Buongiorno, come sta, signor Anna? Ah, ciao. Ti piace la colazione, figliolo? La smetti di trattarlo come un bambino? È adulto e ha i peli sul petto. Scusa, ma che fai? Ti metti a darmi lezioni di maternità? No, non proprio, anche perché sono una principiante. Non ho molta esperienza in materia. Però lei dovrebbe sapere che quest'uomo è una persona responsabile, che ha obblighi e doveri. Obblighi? Suppongo che tu ti riferisca al fatto di accettare il trono. No, mi riferisco all'essere padre. Io diventerò madre e lei nonna, che le piaccia oppure no. E poi questo signore qui oggi deve fare da testimone al matrimonio di Franco, quindi muoversi, dobbiamo preparare... Thomas! Che c'è? Ah, il saggio! È cosa? Tardi! 2 cucchiaini, Massimo? Sì, sì, mamma. Io non esisto, per la mia famiglia. Ah, su, forza, fatti coraggio e canta, ti farà bene, ti prometto che parlerò con i tuoi familiari, d'accordo? No, non ce la faccio, no, non posso, non posso, non avanti, mi va. Avanti, Thomas, canta, canta, è così bella quella canzone, è un peccato non cantarla. Forza, vieni, andiamo, no, no. Su, coraggio, andiamo, è così bella, andiamo. E adesso, signore e signori, l'alunno Thomas Fritzenwalden vi canterà la canzone vincitrice della festa della mamma. Quiero decir, mamá, por una sola vez. Sentir que está, que no me la inventé. Quiero saber cómo es, tal cual yo la soñé. Y preguntar por qué no se dejó.
Che bello svegliarsi in un hotel di lusso. Perché non lo paghi tu? Buono a nulla. È colpa di quella servetta se non possiamo usufruire di una degna abitazione. Potresti chiedere a Lorenzo di ospitarci nella sua splendida dimora. Non è il tuo amichetto? Io vi avviso, in quella palestra non ci dormo più. Sono stufo di materassini colorati e di quella puzza di cloro nell'aria. Sta zitto, stupido. E tu che hai? Delfina! Sto pensando e mi si attorciglia lo stomaco. Sto pensando a quella casa, quella dei Fritzenwalde, in piena distanza, di allegria e felicità. Gestazione, felicità, milioni. Perché non chiudi quella bocca, idiota? Quella servetta si gode la mia fortuna. La mia fortuna! Beh, non è proprio la tua fortuna, in realtà è la sua. No, perché io mi sono sacrificata tutta la vita per quel denaro. Mi sono sposata con quel pelato, gli ho dato due figlie, sai perché? Per ottenere un buon avvenire. E ora arriva quella servetta e mi ruba tutto in un sol colpo. Non puoi essere tanto sfrontata da dirmi tutte queste cose in faccia, mia cara. Vuoi dire che mi hai avuta soltanto per assicurarti un buon avvenire? No, 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 no. Io non volevo dire questo, volevo dire esattamente... Non mi toccare, Malera. Va bene, lo ammetto, è stato per questo, sì, però certo. Poi sei cresciuta ed eri così bella che ho fatto a mia immagine e somiglianza, sì. E questo ha un prezzo, amore mio, voglio dire, ha un valore. Un valore? Dai, abbraccia la tua mammina, dai. Forza, abbraccia, oggi anche la festa della mamma. Io sono una mamma, la tua mammina. Viva l'amore tra figli. Vita mia, tesoro, ti voglio bene tanto. Tu hai così bisogno di me, tesoro. No. Perché non mandiamo tutto al diavolo? Lasciamo perdere tutto, troviamo un altro riccone e lo spegniamo. Neanche ti rendi conto di quello che dici? Tu non mi conosci. Non ho ancora iniziato la guerra. Adesso farai in modo che quella servetta non passi. Una buona festa della mamma. Bravo, Thomas. Thomas, Thomas, amore mio, aspetta, sei stato così bravo, congratulazioni. Smettila, Troll, io avevo bisogno di te prima, non no, adesso. Aspetta, 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 perdonami, ti giuro che ho fatto tutto il possibile per venire prima, ma non ho potuto perché Massimo era arrabbiato e la madre non lo lasciava in pace. Io non ho fatto ti credo. Il possibile non per ti venire credo. Davvero, credimi. Ma ti ho sentito cantare. Amore, non sapevo che fossi così bravo, sembravi Placido Domingo, Julio Boca, Pavarotti, non lo so. Quella canzone l'hai scritta per me, per la festa della mamma. No, è per la mia mamma. Va bene. Va bene cosa, Flor? Non va bene niente. A te non importa niente. Io non esisto per nessuno, né per Massimo, né per Greta, né per te. Ma che cosa dici? Ma che dici? Da quando aspetti un bambino nemmeno mi ascolti. Non mi vuoi più bene. Io ti voglio bene con tutto il cuore. Non mi dire così, non farmi sentire in colpa. Io amo te come amerò mia figlia, è la verità. E tu mi rendi tanto felice, non mi credi? Sì. Sì, perdonami. Ma gli altri non mi considerano. Chi non ti considera? Massimo, Greta, la Domenech, tutti noi ti vogliamo bene perché sei un bambino così dolce. Non te ne eri accorto? Comunque la canzone era dedicata anche a te. Ah, sì? Sì, perché tu sei la mia seconda madre. Buona festa della mamma. Grazie. Se nasce maschio, chiamalo Thomas. Ti presto il mio nome, altrimenti lo presto a Franco. Franco, il matrimonio, andiamo! Sono uno stupido, sono uno stupido, sono uno stupido. Avrò un figlio insieme a Flor. Flora, ma Flora, bravo, ascolti, non sei venuto ascolti. A saggio di Thomas. Il bambino è rimasto molto male. Ti sembra una cosa bella da fare? Vattene perché non ho tempo per le tue scuse. Flor, ho bisogno di parlarti. Che vuoi dirmi? Che non vuoi essere padre ma che vuoi diventare re? Dillo chiaramente, fai l'uomo e smettila di nasconderti dietro tua madre. Voglio farmene carico. Vuoi fartene carico? Sì. Che bravo, congratulazioni. Sì, sì, lo so che ho reagito male, ma non so che cosa mi abbia preso, mi sono spaventato. Sei spaventato? Io aspetto una bimba e il signore si spaventa? Ho paura. Ho paura, tremo tutto, ho paura. Però... però sono felice. Sono felice di essere padre. E che tu sia la madre. E che avremo un figlio. E sono felice di amarti. No, amore. Mi stai forse dicendo che non mi abbandonerai tra biberon e ciocciotti? No, no, mai e poi mai. E che saremo felici noi sì, tre insieme. Sì, saremo felici noi tre insieme. Sì, perché io ti amo. Perché io amo te e il mio bambino. Bambina. La mia bambina, sì. Oh, amore, anche io ti amo. Thomas, hai visto
visto che bello il DVD che mi ha regalato Martin? Sì, è davvero fantastico, grandioso, grandioso. È una storia veramente commovente. Io credo che non sia giusto che Faccia non sia venuto. Immagino. Voglio dire, è il matrimonio del suo migliore amico. Come sarebbe non è giusto? Si sa perché Faccia non viene. Faccia non è venuto, Olivia nemmeno e Martin... Dov'è Martin? Bene, adesso possiamo dare inizio alla cerimonia. Possiamo attendere un minuto? No, ci sono altre coppie che aspettano. Cominci. Cominci pure, che tanto Massimo e Flora arriveranno. D'accordo. Martin! Ma perché si sposano? Ma perché non gli hai detto niente? Che cosa dovevo dirgli? Ma come che cosa dovevi dirgli? Quello che ti ho detto per telefono, che Maria non ha... Succederà un disastro. Non ti girare. Bene, allora abbiamo qui Maria Klinguren. Klinger. Maria Klinger, 15 anni. L'autorizzazione, per favore. Sì, certo. Siediti, per favore. Sì. Siediti e guarda avanti. Sì, avanti. Bene, molto bene. Poi abbiamo Franco Frinzenwalden. Frinzenwalden. Frinzenwalden, bene. Frinzenwalden. Franco si sta sposando con l'inganno. Questo è il vero disastro. Non è possibile, no. Maria non può aver fatto una cosa simile. È impossibile. Tu pensi che io abbia inventato una storia del genere? Come può aver mentito su una faccenda così delicata? Lei lo ama, quello che dici non ha senso. Intanto lo ha fatto, capisci? Le ha mentito. Va bene, lo ammetto, sono io che ho messo in giro la voce che aspettava un bambino, è colpa mia. Però lei non ha fatto nulla per smentire, ha lasciato che Franco credesse che aspettasse davvero un bambino e ora si stanno per sposare, bisogna fermarli. No, tu resti qua, non vai da nessuna parte, sono stato chiaro. Girati. Frinzenwalden, Frinzenwalden. Frinzenwalden. Frinzenwalden, Frinzenwalden. Parlo con lei, Frinzenwalden. Walden. Massimo e Flora, dove... Sì, l'ascolto. Sto parlando, signor Frinzenwalden. Che c'è? No, non c'è niente. Le stavo soltanto chiedendo se lei è consapevole delle responsabilità che il matrimonio comporta. Ossia, lei si sente in grado di assumersi questa responsabilità? Sì, sì, sì. Beh, sì. Martin, credimi, ti sto dicendo la verità, per favore. Valentina, io credo a Maria. Ascolta, Martin, lo so che tutti pensate che io racconti sciocchezze, però questa volta sto dicendo la verità. Tu sei un ragazzino, ma sei intelligente. Capisci quello che ti sto dicendo? Maria non aspetta un bambino, dobbiamo fermarli. No, Maria non farebbe mai una cosa del genere. A 15 anni, Martin, è disperata. Farebbe qualsiasi cosa pur di restare con Franco, te lo posso assicurare. È una mia amica, anch'io le voglio bene, ma si tratta di tuo fratello. Si sta sposando con l'inganno, si rovinerà la vita, lo capisci? Franco l'ha accompagnata, è stata dal medico insieme a lei, ha fatto l'ecografia e... È tutto finto, è tutta una bugia. Dobbiamo fermare tutto questo. No, ma lei è innamorata di Franco. Non commetterebbe mai una cosa del genere. Non è possibile, non posso crederci. Come... Martin, questo non è amore. Un rapporto basato solo su una bugia non è amore, capisci? Andiamo, dobbiamo fermarli. Sì. Sì, andiamo. Andiamo. Che succede? Succede che... Cosa? Maria non aspetta un bambino, non è vero niente. Come? Ma quando arrivano? Bene, adesso devo farvi la domanda di rito. È nervosa? Un po' sì. Beh, però la verità è che siete qui perché vi amate. Mm-hmm. E avete già fatto il passo più difficile. E la decisione più importante l'avete già presa, eh? Cioè quella di scegliere una persona con cui condividere il resto della vita, eh? Bene, adesso iniziamo con la cerimonia. Bene. Lei, Maria Klinguer? Klinger! Lei, Maria Klinger, vuole prendere come suo sposo il signor Franco Frinzenwalden? Sì, sì, lo voglio. Bene. Franco Frinzenwalden, accetta Maria Klinger come sua legittima sposa? Esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría. Quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte. Hoy es